Ciao a tutti investitori e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di alcune notizie lampo che ci sono state in questi giorni. È una sorta di breaking news della finanza. Cercheremo in momenti come questo di portarvi diverse notizie interessanti del mondo degli investimenti azionari. Partiamo subito. Durante un webinar sulle prospettive economiche globali ospitato dal Fondo Monetario Internazionale, il presidente della Federal, Powell, ha affermato che la banca centrale ha gli strumenti per frenare eventuali pressioni inflazionistiche che dovrebbero essere solo temporanee con la riapertura dell'economia. È un discorso molto simile, ma con intensità differente, al Whatever It Takes di Mario Draghi, allora presidente della BCE. In quel caso, Mario Draghi affermò che la BCE avrebbe fatto qualsiasi cosa che era in suo potere fare per salvare l'euro dalla speculazione. In questo caso non c'è stata una presa di posizione come al tempo, ma è anche vero che comunque la situazione è differente, non è la stessa. Powell ha messo in chiaro che la Fed ha tutte le risorse necessarie per poter sostenere l'economia americana. E a prescindere dalla veridicità di queste affermazioni, quello che abbiamo potuto vedere è che comunque diversi settori dell'economia hanno avuto una ripresa, quindi in borsa c'è stato un aumento di diversi titoli. A seguito di queste dichiarazioni, il prezzo delle azioni ha fatto registrare un record nell'S&P 500, ha fatto anche lievitare il Nasdaq, soprattutto grazie a titoli come Tesla e Apple. Mike Lowengard, amministratore delegato della strategia di investimento E-Trade Financial, ha definito in una lettera come queste parole della Fed siano accomodanti. Powell ha replicato che la banca centrale si sarebbe mossa nel caso in cui queste aspettative di inflazione avrebbero raggiunto dei livelli troppo alti. Ha anche osservato come per la ripresa economica siano molto rischiosi questi sforzi disperati che i diversi governi stanno attuando per vaccinare le varie persone a livello globale. Ecco alcune delle principali mosse di mercato. L'S&P 500 è salito dello 0,4%. L'indice Stoxx Europe 600 è salito di oltre lo 0,6%. Il dollaro è diminuito dello 0,4%. Dal lato obbligazioni, invece, il rendimento dei titoli del tesoro a 2 anni è sceso di un punto base allo 0,15%. Il rendimento dei titoli del tesoro a 10 anni invece è sceso all'1,62%, scendendo così di 5 punti base. Il rendimento dei titoli del tesoro a 30 anni è sceso invece al 2,31%, scendendo sempre di 5 punti base. Ci aspettiamo che il mercato continui a salire lentamente fino a quando non avremo una notizia importante come la presentazione trimestrale del PIL. In quel momento potremo capire se il mercato salirà oppure scenderà in modo stabile e anche molto marcato. Questo è quello che ha scritto Christian Zaccarelli, Chief Investment Officer per Independent Advisor Alliance, riguardo la richiesta dei dati di disoccupazione. Bene, investitori, anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Io vi invito come sempre a lasciare un like, un commento, positivo o negativo che sia, ma con un commento costruttivo affinché noi possiamo migliorare dai vostri consigli, a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Passate tra l'altro dalla nostra pagina Instagram, seguiteci se vi va e niente, ci vediamo alla prossima news di giornata, magari come in questo video ve ne porteremo altre. Fateci sapere se vi è piaciuto il nostro format, lo riproporremo comunque. Ebbene, alla prossima investitori!